Voilà. Allora, buongiorno a tutti gli amici di Slow Wine. Io sono oggi molto onorato di essere qua con l'amico Vittorio Alessandria, proprietario dell'omonima azienda dei fratelli Alessandria di Verduno, che saluto. Buongiorno, ciao Luca. Sì, ciao Tiglio. Ti chiedo come stai, anche se in realtà credo di poterlo immaginare, anche perché ci siamo sentiti in questi giorni. E, insomma, so che non è proprio un momento di quelli magici, in primis perché appunto la grandinata di ieri l'altro. Del 15. Che ha fatto... È un periodo un po' così. Periodo un po' così che dobbiamo reagire con forza d'animo e di volontà senza perdere la morale. Quest'anno ormai siamo abituati un po'... Siamo partiti che io, per partito inizio anno, che sono andato in America, col patema d'animo di aver fatto una cavolata perché c'era il discorso dei dazi che era tutto in discussione. Sono arrivato che i dazi non l'hanno messi, ma... In compenso è partita un'altra situazione che forse è, anzi, che è peggiore ancora, che è tutto il discorso della pandemia e quanto ne consegue. Abbiamo cercato di resistere, di lavorare da casa, da cantina. Noi abbiamo sempre lavorato, chiaramente, per il discorso della campagna, ma anche sulla cantina, anzi, per certi versi, siamo stati ancora più concentrati. Non abbiamo avuto nessuna... distrazione di visitatori per 3-4 mesi e poi niente, poi c'è stata il 15 quando ci sembrava che le cose stessero iniziando un po' a carburare e a iniziare a vedere un po' la luce, e in realtà anche il meteo sta facendo un po' le pizze, perché è da, non so, da 5-6 giorni che tutti i giorni fa un temporale e non un temporale per lungo. Ci sono queste cose, si creano questi vortici che a vederli sembrano dei mini tornado. Di cui hai scoperto il nome, no? Tra l'altro, di questa specie di micro devastante. Che sono delle microscopi e effettivamente ti buttano, si creano un doppio vortice ascendente e discendente, per cui ti sbattono su tutto quello che hanno, che la pioggia, e se nel caso negativo che hanno nella grande, la grande in quel caso fa molto danno, perché intanto ti la butta giù con molta violenza e anche con delle dinamiche che sono molto impattanti. Che nel 2020 mancavano solo i mini tornado a devastarti la vigna. Ha fatto molti danni? Ci sono un paio di CRU, di MGA, che sono stati particolarmente colpiti, semidevastati, perché ha una zona d'azione queste specie di temporali che è limitato a, può essere di 2-3 chilometri massimo, in questo caso forse anche meno, quindi ha una zona, una sfera d'azione molto, molto circoscritta e anche molto delimitata, per cui effettivamente tra una linea e l'altra ci puoi avere, non so, dall'80% del danno a meno del 10%, c'è proprio una differenza sostanziale. E tu hai quantificato il danno? Abbiamo in testa, comunque sì, è un danno molto elevato. In alcune, un paio di vigne siamo, non so, sopra l'80%. Aia. Speriamo qualcosa. Ci sono, sì, sono state molto molto colpite. Adesso bisogna anche lavorare un po' per aiutare la vigna, non solo per quest'anno, ma almeno per il prossimo anno. Certo. E quindi un po' così. Sì. Però alla fine io poi, Attilio, tu hai visto la foto, io mi sono messo un po'
Cioè, noi siamo un'azienda familiare e territoriale e localizzata, per cui noi da 8 generazioni, poi ne parleremo, però abbiamo come nostro socio principale la natura e poi Verduno, no? Il territorio, per cui ci sono le cose belle e le cose brutte. Io non ho visto, ci sono le punti di forza e di debolezza. Io poi c'è stata una gente che mi ha detto, ma tu metti le foto, l'unica azienda che mette le foto quando ci sono le cose negative, ci sono le calamità, però era anche per dire esorcizzare anche un po', insomma, esorcizzare, sì. E condividere anche per dire, condividere nel senso che quello è cercare di far capire un po' quello che succede. Non è detto che cose solo perché sei in una zona fortunata o particolarmente vocata, tutto può succedere, anzi ci mantiene, ci aiuta a mantenere noi in primis, in piedi per terra, lavorare e volare molto, sempre molto bassi e sempre in modo molto fuori. Questo di piedi per terra, io so che tra l'altro tu quest'anno, per non farti mancare nulla, hai anche deciso di emulare Walter Bonatti nella salita al Cervino dalla parete nord, e il risultato è che ti sei rotto un mallelo, ma sei riuscito ad arrivare a piantare la bandiera di Verduno sulla vetta del Cervino, se non sbaglio, no? Sì, questa è la versione un po' più edulcorata, che insomma, dato che adesso siamo tre amici, ti posso confessare che effettivamente la vetta era... non era il Cervino, ma in realtà era sul furgone, sulla vetta del furgone, sono saltato giù dal pendio buttando il piede su un gradino che non avevo calcolato. Certo. Non che non abbia le abilità, come tu puoi le abilità sportive, o che possa qualcuno definirmi un declino per certi versi fisico, però la sorte è ottimo. Senti, invece, Vittore, parliamo invece dell'azienda, insomma, della storia. Faccio un po' una panoramica di quella che è la storia dell'azienda, delle persone che sono coinvolte nel lavoro quotidiano in azienda, facendo, ti prego, nomi e cognomi, perché per questioni aziendali dobbiamo specificare bene le generalità di chi è coinvolto nel lavoro. Allora, io... Io intanto mi verso un bicchiere del tuo Nebbiolo. E vai. Allora, io, tra l'altro, quello il Nebbiolo Polixiot parla il nome del vino che si collega pienamente sul nostro discorso aziendale. Polixiot è il soprannome che aveva la nostra famiglia, ogni famiglia nel paese aveva un soprannome nel nostro, per identificare magari più famiglie con lo stesso cognome, quindi per identificare qual è Alessandro noi eravamo i Polixiot, piccoli principi. Principino era soprattutto perché per via, a un certo punto della storia, ne è rimasto uno solo, un figlio unico, piccolino per un periodo, che in questa casa che sembrava così grande, quindi quello era considerato un po' il principino nel senso del nome. Quindi eri tu. Però allora io rappresento l'ottava generazione, Vittorio Alessandro, sono l'ottava generazione di produttori di vino. In realtà le prime tre generazioni, quindi possiamo dire che siamo una delle 10-15 aziende più storiche della zona del Barolo, che si producevamo Barolo quando Barolo nacque a metà dell'Ottocento, 1850-1860, da quando il Barolo ha iniziato più o meno a chiamarsi così. Noi eravamo già presenti con la nostra azienda, l'azienda storica, la cantina che ancora adesso lavoriamo, all'epoca con un altro nome, Fratelli Dabbene. Dopo tre generazioni è rimasta un'unica donna, un'unica discendente che ha sposato un'Alessandria ed è diventata con quel matrimonio Fratelli Alessandria, intorno al 1870. Adesso a rappresentare i Fratelli Alessandria, oltre me, c'è mio zio, che è come mio fratello, in inglese lo chiamano Brancol, Brother Uncle, una via di mezzo, ed è quello che ha contribuito al
fatto che i fratelli di Sandria siano ancora qua e anche ha contribuito ad attutire tutto il peso del cambio generazionale, tutte le dinamiche come del cambiamento e a determinare un'evoluzione in senso positivo. Quindi lui si chiama Alessandro, molto facile. Creativo. E poi c'è mio padre, Gian Alessandria. Allora, come ci dividiamo? Mio papà, come la sua generazione, lui del 49, sono propensi a lavorare in vigna, lì stanno il loro campo d'azione, in cantina spesso non hanno la pazienza o la capacità di stare lì ad ascoltare il vino, sono più uomini d'azione. Il suo ufficio è il bar, per come però è anche quello importante, perché nel bar del paese succedono poi anche le cose. E poi c'è lo zio Ale, che invece lui è una via di mezzo, proprio un anello di congiunzione, 10 anni più di me, 17 anni meno di me, quindi anche per quello è un po'. E mio nonno è mancato, che lui era un bambino, per cui mio padre l'ha sempre visto come un figlio, però è ancora di quella generazione di metà, per cui ha una manualità sui trattori, nei lavori, specialmente con le macchine, molto superiore a me. Ed è lui infatti più propenso, e quindi lui lavora anche in vigna, specificamente più sui trattori, poi tutto si fa tutto, anch'io vado in vigna, ma più sui lavori manuali, più sul radamento, più su queste cose, potature. E poi con me lavora in cantina, sia nella preparazione del vino che nei travasi, e poi io sono in ufficio anche nella gestione così degli importatori, delle vendite, soprattutto all'estero. In Italia poi tante, una sorta di segretaria che però ha preso anche un po' in mano, oltre un po' l'aspetto del mercato italiano, dei clienti. Poi abbiamo 3 collaboratori in campagna in modo particolare, e uno di questi anche. Però ci siamo noi in tutti gli aspetti, in tutti i 3 aspetti della produzione. Quindi dal punto di vista sia agronomico che enologico in cantina siete direttamente voi a occuparvi di tutte le pratiche? Sì, devi una roba che mi sembra molto importante per noi, e poi magari era quando parleremo un po' dello stile eccetera, il discorso un po' della personalità, che per noi è molto legato a un territorio. Però per avere un vino di personalità in ogni caso è una questione di relazione. Cioè, si crea una sorta di relazione quando c'è con il territorio e poi con il vino stesso. Quindi secondo me è molto importante per una piccola azienda artigianale quale siamo noi, avere questo rapporto personale con i vari passaggi. Immagino, e tra l'altro è una delle cose degli aspetti che si è sempre, almeno che personalmente, insomma, umilmente riconosco di avere sempre, come dire, percepito nei vostri vini, che c'è un tocco, una mano personale che emerge sempre molto chiaramente dai vostri vini. E senti, tra l'altro, dalla degustazione è emersa, diciamo, una sostanziale differenza tra quelli che sono, diciamo, i Baroli di Verduno dalla parcella che invece avete a Gramolere. Quali sono le sostanziali differenze, diciamo, tra i due terreni, le due insomma macro zone in cui
in cui voi coltivate? Allora, sì, intanto bisogna dire che la differenza, che come hai visto sono abbastanza elevate, sostanziali tra i vari Barolo che produciamo, non è data da qualcosa che i fratelli di Sangria fanno all'interno della cantina, ma è quello che succede fuori dalla cantina. Cioè la bellezza, quando si parla di bellezza di terroir, di territorio, quello è che intanto è quello che determina per noi la differenza nei nostri Barolo, perché poi per il resto cerchiamo di produrli esattamente allo stesso modo, no? Cioè, non ci piaceva l'idea di andare a definirle o spiegarne le differenze dicendo questo lo facciamo in questo modo, questo... Ecco, ci piace caratterizzare i nostri vini non con una tecnica produttiva, ma con la bellezza di un territorio, cioè bellezza con l'unicità di un territorio, che in quanto unico è bello e in quanto è quindi è unico quello. Il Montbéliard è l'unico Gramolero, l'unico San Lorenzo, non sono gli unici fratelli di Sangria, non sono gli unici, potrebbero fare vino o vendere, fare vino da altre parti, eccetera. È unico il rapporto però che i fratelli di Sangria hanno con Verdugo, quindi quello di nuovo il discorso di relazione che ti dicevo. Noi abbiamo maturato uno stile di produzione che continua a essere così molto classico, molto classico e però contemporaneo, perché devi vivere, devi riuscire a evolvere mantenendo però la stessa linea, la stessa, che vai oltre le mode, non è una moda, ma è una cosa in cui tu credi ed è dettata da una coerenza che ti viene facile perché c'è questo rapporto d'amore sostanziale col territorio ed è forse anche, questo non so se era, ma è una delle poche cose che accomuna bene me e mio padre, nel senso che possiamo essere diversi, abbiamo approcci diversi, generazioni diverse, però esatto, c'è quella roba lì, c'è quell'orgoglio di promuovere, di essere degli ambasciatori di un territorio, quello è una roba che abbiamo, che condividiamo, anche se mio padre non te lo direbbe mai così, però lo è in modo naturale, cioè, è una cosa che è naturale. Ascolta, è un modo di rispetto, credo che sia anche una caratteristica di rispetto, cioè quanto più tu rispetti un territorio, una zona, esatto, in cui vivi, la mia, per lui il vero patrimonio, e adesso devo dire che anche per me e la vigna, cioè per la vigna può essere un investimento, sulle altre cose invece lo vedi sempre come un investimento, anche perché vuol dire, essendo un affare di famiglia da così tante generazioni, si tratta proprio poi di oltre che un patrimonio, un'eredità, no? Bravo, c'è questa poi questa leggera confine, per cui io non sono padrone, io non sono proprietario di qualcosa, no, qualcuno può sembrare questo. Io esatto, sono una sorta di sono un tassello, sono un cerchio di questa collana che è più grande di me e mi auguro che possa continuare, ma in ogni caso io non mi sento così come mio padre, non credo che si sia mai sentito autorizzato a dire io prendo e ho la facoltà di vendere tutto, perché sarebbe, cioè perdi un po' quella relazione che si fonde magari con le generazioni prima, ed è questo appunto, questo anche sorta di patto che uno ha con il territorio, eccetera. Per cui è vero che esatto, una cosa che non bisogna vedere, il patrimonio va bene, siamo consapevoli che abbiamo un patrimonio nelle vigne, non vogliamo sapere né quanto vale, né niente, tanto non è la nostra. Certo. Ti chiedo una cosa. Visto appunto il vostro legame assolutamente viscerale con Verduno, parliamo, per chi magari non conosce bene il territorio, anche di quello che è, diciamo, il vitigno autoctono più caratterizzante di Verduno, che è per l'appunto il Pelaverga.
Vuoi dirci qualcosa, descriverci un po' anche il vino, le sue caratteristiche che lo rendono così effettivamente diverso e speciale nell'ambito della Langarolo, diciamo? Assolutamente. Allora, guarda, adesso ti faccio vedere. Noi non abbiamo una cantina che abbia qualche vezzo, però l'unica cosa, questa è la sala di degustazione, non so se vedi, c'è il soffitto, arriva tutto, soffitto colorato, seguendo il filone proprio del terreno. Per noi, adesso poi ti faccio un piccolo annuncio, oggi facciamo un annuncio in anteprima, possiamo dire in anteprima mondiale, direi mondiale, nazionale. Quanto è importante per noi, intanto lo è stato già per mio padre, eccetera, anzi, anche lì per avere un esempio di quanto possa essere e debba essere importante la collaborazione tra produttori, tra imprenditori, soprattutto quando gli imprenditori parlano di un territorio, custodiscono un territorio e la. Vittore? Ti ho perso? Scusami, c'era una chiamata che non sono riuscito a stoppare. Quanto possa essere appunto importante questo, questo dialogo, questa sinergia tra i custodi di un territorio e gli amministratori del territorio stesso. Quindi anche con l'amministrazione del tempo, di allora, cioè qua parliamo degli anni 70, 80, per arrivare poi a metà degli anni 90, nel 95 in modo specifico, quando nasce la DOP La Verga. Allora, questo percorso è stato fatto ed è stato possibile riuscire ad arrivare alla DOP per questa collaborazione degli allora sei produttori di vino e l'amministrazione che crede anche loro in qualcosa che va, anzi lo rivendica per rendere particolare, peculiare il territorio, no? Perché poi deve esserci un si devono creare dei meccanismi sinergici tra tutta una serie di cose, per cui il produttore fa una parte, custodisce una parte, ma poi quei territori così custoditi e valorizzati per chiudere le cerchie devono essere anche all'interno di una zona bella dal punto di vista paesaggistico, più bella è meglio è, perché poi il potere evocativo di un vino, se te lavori in una zona bella, no? Quello su cui lavoriamo deve essere quello. Noi siamo orgogliosi di un territorio e quanto più siamo orgogliosi, quanto più lo vogliamo bello, no? E lo vogliamo mantenere bello sempre più bello. E quindi questo era per dire che è un piccolo modello che ha funzionato perché c'è stata una collaborazione. Questo non, si parla sempre di sistema, questo era un esempio, e noi in qualche modo quella voglia di collaborazione e di fare sistema ce l'abbiamo sempre, proprio perché... E il Pela Verga, tu lo hai chiamato per l'appunto speziale? Dal 2011, e lì arriviamo al punto. L'abbiamo chiamato per nome per dargli più importanza. No? Ed erano gli anni, quelli 10 anni fa, quando i vari produttori si stavano, ognuno si cercava di inventarsi qualcosa, di creare un nuovo vino, di creare magari una bollicina, uno spumante, creare un vino rosato, creare qualcosa. E noi abbiamo detto, ma noi qualcosa di diverso ce l'abbiamo già, qualcosa che può accomunarsi per modernità, per versatilità, una rosata, una bollicina, cioè già. E per la Verga non solo non facciamo un altro vino, ma gli diamo il nome a quello che facciamo per dare più importanza e aumentiamo ancora la produzione. Nel senso, poi gli abbiamo anche dato un nome perché intanto le vigne continuavano ad avere un'età maggiore, quindi anche una qualità superiore. Per cui speziale, perché speziale? Perché speziale va a identificare una delle caratteristiche di questo vino che lo rende unico dal punto di vista varietale, che è la speziatura, uno dei vini più speziato, pepato d'Italia. Questa è per una questione chimica legata a una sostanza che contiene, che poi si è scoperta tipo solo 20 anni fa, il rotundone,
che è una delle sostanze che caratterizza i vini speziati, che vanno anche dalla Vespolina, dallo Syrah, da altre mille vitigni, da altre decine di vitigni, che però è frutto appunto di quello, questa speziatura, ma anche del fatto che di Verduno, di nuovo, del microclima, del territorio, per cui solo Verduno, quel vitigno, ha trovato il suo habitat ideale, proprio perché qui probabilmente riusciva a esaltare queste note. E partendo da questo vitigno, noi abbiamo detto, anche lì abbiamo cercato di condividere questo ragionamento più possibile con i produttori, e in parte ci siamo anche riusciti, secondo me, e che alla fine il Pera Verga speziale, Verduno Pera Verga, è una porta, è la porta per capire un territorio, un piccolo territorio, quello di Verduno, che si distingue per l'eleganza speziata in tutti i vini. Cioè, quello è il filo conduttore, il fil rouge, e della bellezza, quello per cui io ti dicevo la coerenza territoriale o il fatto di aver mantenuto uno stile, perché quella eleganza speziata è il nostro senso, è la nostra unicità. Tirava la stessa eleganza, tirava 25 anni fa, come adesso? No, ma non è che per quello, è vero che il fatto che tu devi essere coerente, classico, ma al contempo contemporaneo, vuol dire che la contemporaneità implica che tu sei in movimento. Certo, noi ci stiamo migliorando per cercare, ma per esaltare sempre quella roba lì, cioè che è una cosa molto più figa, dal nostro punto di vista, che non un aroma dettato da uno specifico stile produttivo o da un aroma dettato da uno specifico affinamento, ma è un aroma legato a un territorio unico dei quali noi siamo. E questa arriva la notizia. Ta-tan. Tanto importante per noi sto vino, tanto importante per noi speziale, che adesso per chiudere il cerchio faremo anche con mia moglie delle camere, un agriturismo, questo è da 20 anni che ce l'avevo in testa, che si chiamerà Speziale. E ogni camera sarà legata a una spezia, chiaramente la suite, diciamo la camera più bella, sarà Pepe, e abbiamo fatto un percorso... È la spezia principale, diciamo il sentore principale del Pera Verga, no? Che è quello un po' sì, che caratterizza, soprattutto dopo l'estate, dopo un pochettino di bottiglie, è proprio quello che ti esce, che ti rende così unico, e in quanto unico appunto adesso anche molto amato, non solo più in Italia, ma anche così anche all'estero, soprattutto dei giovani sommelier, quelli che hanno curiosità di scoprire. E diamo delle coordinate anche temporali, no? Per l'apertura di questo agriturismo. Sarà riuscito? Vabbè, non 2020, non si può fare niente, nel 2021. E la cosa carina, appunto, che ci sarà anche questo, che incredibilmente ha legato anche me, mio padre, eccetera, un po' all'aspetto artistico. No? Mio padre, che è appunto uno con le mani pesanti, no? Cioè con le mani di un lavoratore, eccetera, che magari si è sempre abituato a lavorare più in vigna, dove il suo habitat ideale, però ha avuto sta roba già da 25 anni fa, di collegare, di farsi fare delle etichette, lui è partito lui, da alcuni artisti, no? Da alcuni piccoli cose che erano anche accomunati da una passione per il vino. Quindi questa cosa, anche questo tra l'altro l'ha fatto Valerio, questo Berlucci. L'ha fatto un amico, un artista importante, un grande esposo, no? Che ha grandissime capacità, ed è, si chiama Valerio Berlucci, magari molti lo conoscono. E così abbiamo continuato con le varie etichette, e appunto lo speziale aveva questa etichetta fatta da un artista svizzero, adesso se riesco a farci vedere, e appunto ogni camera
avrà un'opera di questo artista che appunto, quindi per dare, non so se si vede qualcosa, questa è l'etichetta, lui gioca molto sui colori e anche lì ti dà il senso un pochettino dal nostro punto di vista un po' dell'artigianalità, no? Del fatto di vedere anche delle piccole opere d'arte sulle etichette comunque, e questa pennellata è un po' tipo una cosa sartoriale, una roba artigianale, ed è quello un po' che continuiamo a fare. Quindi se diciamo che se tu volessi definire un po' lo stile aziendale o quello che comunque ricerchi dai tuoi vini, possiamo appunto collegarci a quello che dicevi a proposito del Pella Verga, per cui è una ricerca di eleganza ma di assoluta, come dire, tipicità, no? Anche del territorio. Quindi e di un lato, tra virgolette, anche di artigianalità, no? Ci sono, ho provato, non saprei definirlo esattamente lo stile, però è uno stile forse classico, no? Per cui quando tu hai uno stile che non si evidenzia in quanto stile, però che è come se desse una veste a quello che uno ha, le peculiarità che non sono lo stile stesso, no? Se ti faccio un esempio dell'etichetta, secondo me si capisce. Allora, mio padre è stato il primo a etichettare il Mumiliero. Il Crumo Mumiliero è stato il primo nel 1978. Che etichetta aveva? Nel 1978 aveva questa etichetta, cioè che la stessa etichetta. No? Noi sono passati più di 40 anni, e questa roba qua tu gli dai un'età. Questa etichetta è un classico. Come fai? Quando fai alcune etichette che hanno uno stile specifico, ad esempio, definito, tu riesci a inserirle in un periodo ben specifico, per cui in quel periodo sono fighissime, magari sono bellissime, cioè, e poi forse noi queste etichette, questo stile, non è uno stile che sa essere molto comunicativo o comunque molto visibile o molto che abbia una appeal, una visibilità enorme. Se tu metti questa etichetta in mezzo ai 50, non è la prima che vedi. Come magari il nostro stile non è il primo, non è un vino che te appena senti il coso dici. Però è una roba, appunto, giocata sull'eleganza che vuole raccontare. No, più che stupire. Verduno non vuole stupire di per sé, cioè è una zona che gioca appunto su queste tonalità eleganti, intriganti, uniche, che non vogliono di per sé stupire, ma vogliono raccontare qualcosa di unico che magari 20 anni fa non sembrava leggermente particolare e quindi più difficile o diverso, invece è proprio la diversità che è la bellezza, no? Cioè noi dici, se avessimo, tornando indietro, avessimo provato a fare dei vini come c'erano a Forte, Stralunga, quelli che andavano allora, no? Mio padre mi racconta sempre, non so, nel periodo di Mar de Grazia, di questi fenomeni, noi avevamo lo stand al Vinitre con mio zio, tra l'altro, ecco, quello è il senso per cui abbiamo una vigna molto forte, perché mia mamma è la sorella di Giovanni Manzoni, che è un altro grande produttore a Monforte, e che appunto condividevamo anche lo stand al Vinitre 30 anni fa, e c'erano questi grandi importatori, selezionatori, che all'epoca non volevano questi vini più strutturati, no? Più legati a un territorio che erano quelli Monforte, Stralunga, eccetera. Però noi, e quello è anche quello che ci accomuna, anche quella capacità che ha avuto mio padre, che noi vogliamo continuare, io, Ale, quella di continuare a raccontare la tua storia e non di andare a cercare di copiare qualcos'altro, perché nel momento che copi qualcos'altro, forse di per sé rivendichi una debolezza e non ne sei molto orgoglioso. Certo,
Certo. Senti, Vittore, ricollegandoci al discorso iniziale, io vedo che, insomma, possiamo magari chiudere la telefonata cercando di ragionare un attimo su quelli che sono invece gli effetti, se li percepisci tu, se si percepiscono anche lì, di questi cambiamenti climatici che generano questi micro tornado mai visti prima da quelle parti e come possono aver influenzato anche il risultato in vinificazione nei vini. Allora, effettivamente si è esatto, iniziato a vedere da alcuni anni un po' questa tendenza, forse anche per riallacciarci al discorso un po' agricolo, l'approccio che abbiamo in vini, eccetera. Si è avuto da 10-15 anni di nuovo un'iniezione di sensibilità. Una maggiore sensibilità e rispetto che si era avuti, si aveva già rispetto, ma che si traduceva in maniera diversa, a volte non così sensibile, no? Per cui c'è questo rispetto, adesso è andato a specificarsi in un utilizzo di sostanze chimiche, ma più che altro a residuali. Le sostanze che poi vanno a intaccare un po' la sanità dei terreni, in primis la sanità dell'uva e del vino, per cui noi si cerca molto di avere dei vini puliti, fare anche delle analisi residuali, e per quanto riguarda la vigna è più importante, ancora adesso, ancora più ora, che dal 2014 patrimonio UNESCO, questa zona, bene o male, credo che la tendenza sia che la strada debba essere quella di valorizzare, per valorizzare devi rispettare, e il miglior modo di rispettare il territorio attualmente è avere un approccio bio. E per noi, legato anche per cercare di rispondere meglio alla tua domanda, al discorso un po' della biodiversità, nel senso più concreto e specifico anche dei boschi. Cioè adesso quello che stiamo lavorando è proprio anche con mio padre, che ho avuto la fortuna di regalargli stoccare le tartufiche. Cioè, i boschi, cioè, sono fondamentali anche per il tartufo, anche per il discorso del microclima, proprio lì, una delle zone più colpite della Grandine. E noi ci stiamo lavorando, abbiamo comprato un pezzettino da un amico, un pezzo di bosco per tenerlo bosco. Cioè, adesso il discorso è quello, abbiamo piantato dei boschi da tartufo, scusa, piante tartufigene, quindi dei rovi, delle querce, per proprio quello anche era un bel progetto dell'Albeisa, legato anche all'Albeisa, un altro marchio territoriale, ed è un po' quella la cifra su cui bisogna lavorare. Stiamo lavorando anche a Verduro, dove ci sono 3-4 boschi ancora rimasti, e bisogna adesso lavorare. A volte non solo da soli. Cioè, c'è un bosco, non so se tu hai presente sul Belvedere, no? Abbiamo la fortuna di avere questo Belvedere molto bello, molto romantico, dove sotto c'è tutto un grande bosco. Lì, un bosco di qualche privato, bisognerebbe trovare la sensibilità dei produttori, perché a volte il privato non può avere la sensibilità di tenere il bosco, perché devi anche renderti conto che l'aspetto economico è molto importante. Poi un po' adesso di regole ci sono, però sarebbe bello, un bel sogno, se i produttori di Verduno riuscissero assieme, attraverso l'associazione di nuovo del Verduno Praverno, che avevamo lanciato 15 anni fa, anche lì nuovo discorso che era un po' di sistema, perché poi è bello che ognuno parli di sé, però bisogna avere l'umiltà ed è una necessità, secondo me, che bisogna anche preservare e continuare a parlare di un territorio. Ed è quello che fa le Langhe, e anche nel Barolo,
un modello unico, no? Lo diceva qualcuno giustamente, secondo me, se questo modello delle langhe, il modello delle langhe vuol dire che non ci sono i produttori di vino, cioè noi non possiamo parlare nel deserto, non parlare, ci sono i produttori di vino che fanno un pezzo, che ci sono gli ristoratori che raccontano la loro, cioè questo ambasciatore di un territorio, ci sono i boschi che danno il tartufo, queste eccellenze, ci sono le camminate che riesci a percorrere, poi noi abbiamo preso anche, una volta ti porterò con le bici, e io sono un po', sai che adesso con le mie deficienze biciclette, oppure c'è un amico, guarda, faccio una marchetta, al mio amico Paolo Casalis che ha fatto anche il documentario, ha fatto questo libro, Viaggiare anche in bicicletta, che è una figata, perché c'era Ronelli che dice che camminare le vigne, no? E adesso puoi camminarle o anche con la bicicletta, è una figata perché ti accorgi che l'unicità di questi vini, dei nostri prodotti, è fatta da mille cose, cioè è fatta da questi suoli, che quando le cammino o le solchi in bicicletta, poi vedrai come vedrai che quando vai su da Verduno inizi a capire questi limi, limo, argilla soprattutto, che hanno una certa presa, una tipo di cosa, poi ti muovi, magari ti addentri in un bosco, poi vai verso Monforte, dove lì c'è un po' di sabbia, allora lì queste ruote che iniziano a girare e hanno una presa diversa. Però veramente credo che sia importante continuare ognuno per il suo a mantenere, a fare una sorta di sistema che è fondamentale sia dal punto di vista agronomico per mantenere le vigne e amplificare questa sensibilità, no? Perché poi quando uno ha una sensibilità in una vigna ma l'altro non ce l'ha nell'altra, di nuovo si creano queste cose. Quindi bisogna... Così, diciamo a chiudere, perché vedo che insomma, non vorrei risultare poi tedioso, che risultassimo, perché invece siamo delle esplosivi di simpatia quando ascolta. No, anche perché mi si sta scaricando forse la batteria. Comunque, invece, tu hai la percezione che ci sia la possibilità di fare, cioè avete... un dialogo tra di voi e è riuscita a fare squadra e rete insieme con gli altri produttori, o state lavorando più, diciamo, dal punto di vista individuale? Si può fare squadra, ti dico adesso, sarebbe assurdo dire che qualcosa, non è assurdo però dire che qualcosa bisogna cogliere da tutti i periodi, no? Da questo periodo che ci ha creato una tensione, questa sorta di crisi generalizzata. Forse se c'è una delle chance che si bisogna cogliere, una delle opportunità, è proprio per ritornare a avere la voglia di collaborare un po' di più. Perché ho visto che già noi, a Verduno, che siamo più con i piedi per terra, magari che non abbiamo mai, fino agli ultimi anni, quel successo, però iniziava già a esserci. Quindi sai, le cose vanno bene ed è positivo, però poi a volte perdi un po' quella fame che diceva qualcuno più importante di noi, che quella pazzia che devi un po' tenere, no? Sì. E quindi io spero che questo, almeno questo, ci possa servire di dire: ragazzi, tu puoi essere arrivato, tu puoi riuscire a tenere il tuo lavoro, però ricordati da dove sei partito, e per farlo come ritorno sul territorio devi cercare di almeno continuare a contribuire a questa collaborazione, che vuol dire anche far ricadere cose, no? Cioè, quindi è un modo per investire sul territorio stesso, perché di nuovo le cose vanno assieme. Cioè, i fratelli del sangue andranno bene e se al contempo andrà bene il territorio di Verduno e viceversa, no? Cioè, noi dobbiamo essere sempre grati da dove veniamo e contribuire alla crescita e a preservarlo. Va bene, Vittore, guarda, io ti ringrazio tanto per la bella chiacchierata e spero di riuscire quanto prima a venire a ritrovarti a Verduno. Massimo, ti accompagno
in carrozzina tra le vigne. No, io quando arrivo lei sono spissi. Tra 8 giorni e poi mi scapperà la carrozzina e finirai a fondovalle con un altro malvero. Dai, ti ringrazio molto per la chiacchierata e appunto tienici aggiornati anche sugli sviluppi di questa nuova attività. Volentieri, dai. Che sia un'estate speziale. Esatto. Ciao Vittore. A presto.